dare prima, allora sono più onerose anche in termini economici se affrontate quando la patologia esiste. Quindi, fatta questa premessa, però è mio dovere dire che in questa materia, essendo materia volontaria, quindi non obbligatoria, non è necessaria la presenza dell'avvocato. Quindi sia l'amministratore del condominio può decidere di esperire questa procedura e quindi intraprendere questa strada senza l'assistenza del suo avvocato, così il condomino può assolutamente presentarsi e raggiungere un accordo senza l'avvocato, tanto questo accordo dopo l'omologa avrà lo stesso valore, quindi sarà titolo esecutivo al pari di quello dove invece nella procedura sono stati presenti entrambi gli avvocati. Allora, l'altro aspetto importante da affrontare è, allora abbiamo detto che l'amministratore può intraprendere questa strada, ma lo può fare spontaneamente. La legge dice che quando deve decidere di esperire e quindi di incaricare un avvocato per fare il decreto ingiuntivo oppure si deve costituire in giudizio, non ha bisogno di una delibera assembleare, ma in questo caso ha bisogno o no di una delibera assembleare? L'equivoco nasce dall'articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione introdotto dalla riforma del condominio, legge 220 del 2012, però entrata in vigore il 18 giugno del 2013, 3 mesi prima del decreto del fare che ha reintrodotto l'obbligatorietà della mediazione. Allora andiamo per ordine. Questo articolo 71 quater ha stabilito che ci vuole sempre una delibera assembleare che autorizzi l'amministratore del condominio a partecipare a un procedimento di mediazione. Però poi vediamo di leggere questa norma insieme a quella introdotta dal decreto del fare, quindi l'articolo 5, che fra le materie cosiddette obbligatorie, se parlo di una platea di avvocati, vabbè, quindi è facilmente comprensibile, quindi che sono condizioni di procedibilità prima di adire l'autorità giudiziaria ben qui rappresentata davanti a me. Quindi dicevo, secondo le disposizioni di attuazione ci vuole sempre la delibera, ma se la materia condominiale e l'articolo 5 si riferisce a quella appunto disciplinata nel libro terzo, titolo secondo, capo secondo, titolo settimo del codice civile e di quelle norme che vanno dall'articolo 61-72 delle disposizioni di attuazione, quindi tutta questa materia condominiale è condizione di procedibilità. Per cui se io amministratore devo passare per forza dalla mediazione, questa è una mia opinione provocatoria così si può aprire il dibattito, se io amministratore se devo andare in giudizio non ho bisogno di una delibera, se la mediazione è condizione di procedibilità, quindi è passaggio obbligato, non vedo perché io abbia bisogno di una delibera. Preventiva secondo me mai. Poi quando si raggiunge un accordo in mediazione, un po' come io lo vedo con le banche, con le società, ovviamente questo accordo poi viene sottoposto al vaglio dell'Assemblea per la ratifica. Quindi questo è normale, ma almeno si risparmia una delibera. Certo, normalmente cosa avviene? Anche noi come organismo non abbiamo nessun problema a consentire il rinvio quando c'è una mediazione in materia condominiale, c'è subito la richiesta da parte dell'amministratore del condominio di chiedere un rinvio. Però devo dire che io stesso ho amministrato ed è ancora pendente un procedimento di mediazione dove l'amministratore aveva difficoltà anche con i quorum, perché molte volte non raggiunge neanche i quorum e che fa? Non la fa questa mediazione. E quindi io ho detto che poteva benissimo essere presente nel procedimento di mediazione, abbiamo raggiunto un accordo, era un'impugnativa di un'assemblea, abbiamo raggiunto un accordo, ora lui ha convocato l'assemblea che esaminerà. E anche maggiore contezza, anche perché questo accordo è stato articolato, è andato anche al di là della semplice impugnativa assembleare. Quindi per questi aspetti io ritengo non ci voglia. Però sto parlando delle materie condizioni di procedibilità e quando sono volontarie come recupero crediti condominiali, allora
qui la cosa sembrerebbe diversa. Anche qui secondo me non ci vuole. Punto primo, perché l'articolo 1130 prevede che fra i compiti istituzionali dell'amministratore ci sia appunto quello di riscuotere le spese condominiali. Quindi se le deve riscuotere le deve anche recuperare, si deve attivare per fare in modo di recuperare questi soldi. Poi il limite a mio avviso è solamente un limite di budget, o se per esempio un limite di spesa, un tetto oltre il quale non ha spazi di manovra, oppure se nel regolamento condominiale è detto espressamente diversamente. Anzi, visto che ci siamo, io consiglierei a tutti gli amministratori, ai condomini che scrivono il regolamento condominiale, di inserire in maniera esplicita la possibilità di un amministratore del condominio di partecipare a un procedimento di mediazione, sottoponendo solamente la sua decisione poi al vaglio, alla ratifica dell'assemblea. Appunto sul punto non c'è molta uniformità di pensiero, perché alcuni organismi come anche la Camera di Commercio richiedono obbligatoriamente e preventivamente, quindi vogliono vedere, se no non consentono la partecipazione all'amministratore l'assemblea preventiva, però ripeto, nel nostro organismo questo non è necessario, e quindi noi consentiamo lo svolgimento del procedimento di mediazione. Poi è già parlato di come avviene un procedimento di mediazione, quindi le varie possibilità, riassumiamole, anche perché così mi collego al fatto dello sportello di mediazione della società umanitaria. Allora, possibilità che tutte e due le parti si presentano, va bene, sono d'accordo, anzi il momento della mediazione è anche un momento di chiarimento di tanti aspetti, di tante contestazioni che magari il condomino farebbe in un giudizio di opposizione, invece è l'occasione per metterle sul tavolo della mediazione e quindi della negoziazione. E vabbè, qui si conclude, c'è l'accordo, titolo esecutivo, dopo omologa, se ci sono gli avvocati subito. Altro scenario è quello che il condomino non si presenta. Allora, come diceva il dottor Giordano, è possibile, di dove il regolamento dell'organismo, richiamando la disposizione di legge, lo consenta, quello dell'avvio unilaterale a soli 61 euro in inclusa. Ma perché il condomino dovrebbe presentarsi successivamente se ha deciso di non farlo subito? Per tante ragioni. Alcune le ha già elencate il dottor Giordano, perché magari l'amministratore gli dice: va bene, ti anticipo io le spese di mediazione, non solo non paghi gli interessi, non paghi le spese legate